Silenzio, parla Tatò. È tornato a farlo il presidente del Barletta dopo più di un mese. Ha incontrato ieri pomeriggio i giornalisti nel momento più importante e delicato della stagione. Quando mancano 4 giornate al termine della stagione regolare, i biancorossi sono ultimi con gli stessi punti, 17 di Sorrento e Carrarese. Situazione complicata ma non disperata. Tatò è categorico, la salvezza non è un miraggio. Da più parti è stato sollevato il silenzio, l'atteggiamento silente della dirigenza del Barletta. E naturalmente in questo momento difficile di classifica non è che no, abbiamo tantissimi argomenti e tante frecce al nostro arco da sfoderare, quindi è una situazione in cui siamo tutti concentrati a questo rush finale di campionato che non ci vede assolutamente sfavoriti rispetto alle altre due squadre che hanno lo stesso punteggio. Questa, inutile nasconderlo, è una squadra costruita male e rinforzata peggio, ma Tatò assolve il DS Gabriele Martino. Nessuno ha la bacchetta magica, è entrato a mercato già avviato e voi sapete che per ottenere dei risultati concreti al mercato di riparazione di gennaio generalmente ci si muove un po' prima, fra contatti eccetera. Lui è intervenuto il 2 o il 3 di gennaio, finché ci siamo parlati, ha preso posizione della situazione, eccetera. Era già il mercato in corso e ciò nonostante è riuscito a portare 3-4 pedine interessanti. Il Barletta era e resta una squadra che andava rinforzata a gennaio con almeno un innesto in avanti. Tatò e Martino ci hanno provato dopo il 31 gennaio con l'attaccante ceco Wojtek Schulmeister, senza però ottenere i risultati sperati. Io sono rammaricato per non aver potuto portare l'attaccante che stavamo seguendo da diverse settimane a gennaio, è sfumata per poca cosa questa, e sono rammaricato. Finito il calciomercato è capitata l'occasione di Schulmeister. Io mi sono tuffato in questa situazione, consapevole di un fatto che proveniva da una società olandese che era fallita l'8 gennaio, avesse diritto di accasarsi immediatamente. Questo appartiene proprio a un diritto dei lavoratori di qualunque specie. Ovviamente le pastoie burocratiche fra federazioni europee dove interviene la FIFA ha fatto da cappello a questa situazione. Credo che il capitolo Schulmeister debba ritenersi concluso. Stop, non parla più Tatò, torna a parlare il campo domenica pomeriggio, stadio Cosimo Puttilli, ore 15, Barletta contro Prato. I biancorossi si giocano una buona fetta di qualificazione ai playout. Tatò ci crede e intanto assicura che resterà, parole sue, al timone della società anche in futuro.